Piero Formenti, siamo qui al Salone Nautico Internazionale di Genova, tanta gente, quali sono le impressioni a caldo? Direi un salone che ormai non smette più di sorprenderci, e tanta gente, interesse altissimo, ci sono tanti clienti, noi abbiamo una gamma tra l'altro che parte dal cliente che comincia con gli Zarmini con 4, 5, 10 mila euro, può avere il suo piccolo gommone con cui può comunque navigare per arrivare all'ammiraglia, quella che abbiamo appena presentato. Qui finalmente da vedere nello stand, completa, finita con tutto e anche in acqua. Ovviamente con tutto intendo anche completa di domotica e di tutto il sistema che abbiamo studiato insieme a Garmin e quei due fantastici motori da 600 cavalli Mercury che hanno creato un connubio tale che porta la navigazione di questo battello ad essere qualcosa di unico al mondo. Sappiamo che Zar Formenti è molto attiva anche sui mercati internazionali e in particolare siete stati i primi ad aprire quello dei gommoni negli Stati Uniti. Sì, negli Stati Uniti abbiamo creato una linea dedicata che era quella degli Zar Tender e poi che poi tra l'altro hanno avuto successo anche in Europa. E a oggi abbiamo una decina di concessionari sparsi nel territorio americano, sembrano pochi perché in America dire 10 concessionari è niente, ma per un'azienda italiana di battelli pneumatici è tantissimo. È un lavoro che è durato più di 10 anni, non è stato facile ma siamo apprezzati, tant'è che abbiamo anche ricevuto 2 anni fa la certificazione di qualità NMMA che è quella data dall'associazione americana. Torniamo un attimo in casa nostra, il mercato dei gommoni è chiaramente molto attivo e vediamo dalla grande offerta che c'è che il pubblico sicuramente li apprezza. Quali sono le tue previsioni per l'imminente futuro? Diciamo, c'è ancora molto spazio per il prodotto gommone a crescere in dimensioni? Ma credo dimensioni mai dire mai, nel senso io una volta dicevo ma no, non potranno essere mai così grandi, io sto facendo 13 metri, c'è chi ha fatto i 24 metri, quindi io non porrei ormai più limiti. Noi abbiamo qualche cosa di più grande, però è un investimento molto alto che stiamo valutando anche l'ingresso di investitori che possono aiutarci a realizzarlo. Tutti vengono a Genova a vedere che cosa si sono inventati di nuovo i costruttori di batterie pneumatici italiani, questo è sicuro. Facciamo scuola anche nei gommoni. Sì, non facciamo, magari non so, facciamo numeri perché ci sono i cinesi, ci sono gli ucraini che fanno tanti battelli, ma di tipo normale. I nuovi trend, le nuove tecnologie, i nuovi design escono tutti dall'Italia. Quindi l'innovazione è ancora tutta made in Italy. Per quanto riguarda i battelli, anche per il resto, ma per quanto riguarda i battelli pneumatici sicuramente sì.